Marco, un Avellino che sembra prendere sempre più una fisionomia di una squadra che vuol fare cose in grande. Sì, è una squadra che si presenta in ritiro già dal primo giorno con l'80% dell'organico già delineato e indice che le idee sono chiare, gli obiettivi altrettanti, c'è una programmazione alle spalle, pochi i tasselli da completare, un esterno a destra ormai arriverà a Nica e poi c'è questo famoso play da posizionare davanti alla difesa, da far alternare con Mariano Arini. Insomma, si punta a Moretti, speriamo che arrivi Moretti. Una tifoseria che si avvicina sempre più all'Avellino, anche perché c'è stato questo ritorno in provincia che sicuramente è forse una delle iniziative migliori della gestione d'Acqua. C'è stato il ritorno in provincia, c'è stato il ritorno del logo, c'è stata l'amarezza, ma al tempo stesso l'orgoglio di aver visto l'Avellino disputare dei playoff davvero a mille, sia alla Spezia sia a Bologna, e questo ha fatto crescere ancora di più questa passione nel pubblico bianco-verde, la cosa non poteva che avere i suoi risvolti positivi. Unica nota dolente è il Partenio che sembra avere un grosso punto interrogativo. Purtroppo sì, a quanto pare entro mercoledì dovrebbe arrivare questa risposta che in caso dovesse essere negativa salterebbe l'amichevole con le spagnole, addirittura a rischio la prima di Coppa Italia. Ascolteremo anche le parole del direttore generale tra qualche ora, Massimiliano Taccone, che già oggi minacciava di portare la squadra a giocare da altrove. Auguriamoci di no, effettivamente in questa fase dove tutte le componenti stanno al loro posto, l'amministrazione, la commissione pubblici spettacoli e la stessa prefettura hanno qualcosa da farsi perdonare. Chiudiamo con l'appuntamento per domani, è fissato con una partita a che ora? Domani la partita dell'Avellino è fissata alle 17:30, prima dell'inizio ci sarà il ricordo del sindaco di Sturno Aurelio Cangelo che è stato davvero squisito, insomma, già 1 mese, 2 mesi prima della sua morte nell'invitare l'Avellino a Sturno ci teneva tantissimo e anche noi quando siamo venuti come Sport Channel nella persona di Salvatore Pompa per chiedere l'utilizzo di questo bellissimo auditorium per effettuare una trasmissione serale, quella di speciale ritiro, insomma, si è messo davvero a disposizione e di questo noi gli saremo eternamente grati, ma anche riconoscenti alla popolazione di Sturno e alla stessa amministrazione che davvero hanno accolto l'Avellino e i tifosi in maniera splendida. Bene, Marco Ingino di Sport Channel, Franco Vitanello di User TV, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima da Sturno.